magari una giornata relativamente tranquilla o addirittura che piove, io la sfrutterei sicuramente per fare un lungo. Spero che siate già abituati per fare almeno 20 km, a questo punto io ne farei 20, 24, 25, dipende poi come siete abituati. Ciao Andrea, buongiorno. Ciao Max, ciao a tutti. Finalmente stanno iniziando le vacanze per alcuni di noi che anticipano al mese di luglio. Cosa suggerisci per coloro che nei prossimi giorni andranno in vacanza? Intanto vi suggerisco di rilassarvi, perché la prima cosa che dobbiamo fare in vacanza è rilassarci e staccare comunque da questi allenamenti che ci siamo presi in questo periodo tosto, perché comunque tutti ci siamo allenati, magari quest'anno no, ma gli anni precedenti o gli anni a venire si spera, ci sono sempre le gare con le estive, quindi ci si dà dentro, ci sono tanti allenamenti al Flumicotone in questo periodo, quindi è giusto che dopo quando si va in vacanza ci si rilassi un pochino. Quindi volumi sicuramente dico dimezzati, ma potrebbe essere anche un pochino di più che la metà, o un pochino di meno della metà, io davvero non mi farei problemi. Magari mi prendo qualche giorno in più di riposo, quindi se quel giorno siamo stati tutto il giorno al mare o siamo andati a fare camminate e non abbiamo voglia di correre, non ci andiamo, e tanto siamo in vacanza. Mentre per gli allenamenti manteniamo sempre la solita scaletta, quindi lento, lavoro, magari un doppio lento e poi lavoro. E i lavori che vi consiglio di fare sono tutti a sensazione e a variazioni di ritmo. Tipici fartlek, tipico interval training e niente di più. Magari se avete la possibilità di correre in montagna, è sicuro da inserirci delle cronoscalate o dei collinari o delle ripetute in salita, ma niente ripetute. Se possiamo evitare la pista, evitiamola anche per scaricare un pochino di testa. E quindi a livello di terreno, dove suggerisci di svolgere questi allenamenti? Vi suggerisco di svolgere gli allenamenti dove volete, magari evitate di correre sulla spiaggia, sulla battigia, anche perché siamo comunque dei runner da più di 8-10 km a uscita, e correre sulla battigia 8-10 km diventa davvero dura e ostica. Quindi se avete la possibilità di correre in pineta, se avete la possibilità di correre sulle forestali, andateci. E a livello di orari, visto che comunque adesso sta arrivando il caldo, non oggi, ma nei prossimi giorni. Se si ha la possibilità di uscire al mattino presto, poi diventa anche più bella la giornata, perché possiamo fare una colazione abbondante, andiamo magari a farci un bagno, oppure va benissimo anche la sera, ritornati dal mare o dalle passeggiate, le camminate in montagna. Lì il problema sta nell'aver preso magari troppo sole durante la giornata, quindi essere più fiacchi, e quindi fare allenamenti di qualità diventa abbastanza difficile. Quindi io consiglio di uscire al mattino se possibile, se non è possibile uscite la sera, e tanto facendo lavori di variazioni, se sono stanco verranno più lente però. Invece a livello di cross training suggerisci qualcosa in particolare, visto che sarà probabilmente possibile nuotare o andare in bici, se andate in montagna, cosa suggerisci? Ma guarda, se andiamo in montagna come cross training abbiamo sì la bicicletta, magari comunque anche le camminate quando diventano abbastanza impegnative e svelte. Il nuotare al mare prendiamolo con le pinze, perché a meno che abbiamo la possibilità e le capacità di farci 2-3 km di nuotata, allora sì, 200 metri di nuotata ad arrivare fino alla boia e ritornare non lo considererei cross training quello. E a livello di scarpa, quali scarpe ti porteresti, quante e che tipologia? Sicuramente mi porterei solamente una scarpa da corsa, primo perché come ho detto non voglio far pista, quindi ritmi gara non dovrei andarli a toccare, secondo perché così ho più spazio nella valigia. Quindi in questo caso arrivano quelle scarpe all around, che per me sono merce rara, ci sono davvero poche scarpe dove riesco a fare sia i lenti che i lavori. Andrea, ci hanno chiesto quali sono le tre candidate come scarpe da portarsi in vacanza, all Tre around. candidate, allora sicuramente la Nike Pegasus 37,
la Oca Rincon e la ASICS Nova Blast, che secondo me sono le scarpe migliori per fare di tutto un po'. Invece a livello di impostazione degli allenamenti, di qualità, le famose variazioni, come le faresti? Ecco, sì, i lavori di qualità, ecco, adesso valutare se fate 1 o 2 settimane, se fate 1 settimana, direi di tenerne due allenamenti da circa 30-40 minuti, se invece ho la possibilità di farmi 2 settimane di vacanza, magari di tenerle sicuramente tutte da 40 minuti e magari di variare un attimino la parte lenta con la parte forte, quindi partiamo sempre con una parte 1 a 1, per poi magari nella seconda settimana passare magari a 2 parti forti e una parte lenta, o magari anche un pochino di più, quindi 3 o 4 minuti forte, 1 minuto lento, eccetera, eccetera. Sempre però sui 40-50 minuti di allenamento, così almeno riusciamo a tirare fuori un buon volume di chilometri e non portiamo neanche via tantissimo tempo comunque alla giornata, alla famiglia. 40-50 minuti di allenamento più un quarto d'ora di riscaldamento circa, alla fine 1 ora e 5, 1 ora e 10, con anche il defaticamento, credo che si riesca a riprendere. Se non abbiamo la possibilità di fare 1 ora di allenamento, teniamo dei fartlek corti tipo il Moneghetti da 20-30 minuti di allenamento circa. E invece co come funziona questo Moneghetti? Allora, il Moneghetti è questo allenamento di questo runner australiano che lo facevo quando aveva poco tempo. Lui era abbastanza forte, quindi faccio una piccola digressione, quindi in questi 20 minuti di allenamento circa ci tirava fuori un po' di chilometri, quindi noi potremmo comunque aumentarlo. Comunque l'allenamento era due parti da 90 secondi forti, 90 secondi svelti, 4 volte 1 minuto forte, 1 minuto svelto, 4 volte 30 secondi forte, 30 secondi svelto, e poi 4 volte 15 secondi forte, 15 secondi svelto. Se riusciamo ad andare sotto i 4 al chilometro, potremmo tenerlo tranquillamente così. Se non andiamo sotto i 4 al chilometro, per aggiungere un po' di volume, farei invece che 2 volte 90 secondi forte, 90 secondi svelti, 4 volte. Oppure magari ripeterlo 2 volte così arrivare a 40 minuti. Non lo so. Allora sì, 40 minuti però farei altro allenamento, anche perché questo dopo diventa mortale, soprattutto gli ultimi 15 secondi, 15 secondi. Oppure possiamo fare, non lo so, altre idee, 10 minuti forte, dopo recuperiamo 2-3 minuti sempre correndo e poi facciamo un minuto, vedete voi quanto tempo avete a disposizione. Gli interval training sono belli e simpatici perché potete farli come volete, oppure potete fare una mattata come abbiamo fatto io e Max l'ultima volta sul canale. Chi va al mare, quindi può farlo sul lungomare, magari a un orario consono dove c'è un po' di gente che cammina o corre o va in bicicletta. Noi l'altra volta abbiamo fatto ogni 3 biciclette cambiavamo, o 3 biciclette o 3 runner cambiavamo di ritmo, quindi diventa anche un pochino più divertente perché non sappiamo quanto sarà la parte forte e quanto sarà la parte lenta. Collegandomi a questo esercizio, ti chiedo, siccome la vacanza coincide con l'inizio della preparazione della maratona, non sappiamo se ci saranno, come suggerisci di svolgere, se lo suggerisci, dei lunghi durante queste vacanze? Lì dovete chiedere ai compagni di viaggio se quanto tempo avete a disposizione. Ovvio che se ho a disposizione magari un giorno, una giornata relativamente tranquilla, o addirittura che piove, io la sfrutterei sicuramente per fare un lungo. Spero che siate già abituati per fare almeno 20 km, a questo punto io ne farei 20, 24, 25, dipende poi come siete abituati. Comunque il lungo, se ne avete la possibilità anche in vacanze, io lo farei, anzi è fondamentale non perdere la buona abitudine di farlo, uno ogni 10 giorni circa. Quindi 1 o 2 lunghi durante queste vacanze Se abbiamo la comunque possibilità, sicuro bisogna e si può fare. vanno. Va bene, grazie Andrea, buone vacanze a tutti, ci vediamo alla prossima. Buone vacanze a tutti. Il mio consiglio resta comunque uno solo, allenatevi, anche se meno della metà di quello che fate normalmente, ma correte, divertitevi, state bene. Questa è un'estate in cui ovviamente dobbiamo togliere lo stress che è stato accumulato nel corso degli ultimi mesi.
Dimenticavo di dire che io sono Massi, se vi è piaciuto il video mi raccomando iscrivetevi al canale e nei prossimi giorni troverete altre fantastiche recensioni. Stay strong e alla prossima!